Nel video precedente abbiamo appreso che con l'espressione letteratura italiana si intende la scrittura d'arte in lingua italiana. È dunque ovvio che la nostra letteratura può cominciare ad esistere quando si inizia a scrivere in italiano. Ma quando nasce la lingua italiana? Noi sappiamo che l'italiano è una lingua neolatina o romanza, cioè derivata dal latino. Quindi il latino non è mai veramente morto, ma si è solo trasformato in una lingua diversa, l'italiano appunto. Il latino che si studia oggi nelle scuole è definito latino classico e corrisponde alla lingua utilizzata dagli scrittori dell'antica Roma tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Già in questo periodo, tuttavia, il latino parlato era piuttosto diverso da quello scritto. Lo deduciamo, per esempio, dalle iscrizioni e dai graffiti leggibili sui muri dell'antica Pompei, incisi da scriventi improvvisati che riproducevano forme tipiche del parlato, spesso distanti dalle regole grammaticali della lingua scritta. Questo divario tra scritto e orale si è accentuato a partire dal II-III secolo d.C. Quando veniva studiato il latino, veniva naturalmente adottato come modello la lingua letteraria che si era conservata attraverso le scritture, ovvero il latino classico. Ma nel frattempo la lingua parlata si era ormai trasformata in quella varietà linguistica che oggi definiamo latino volgare, cioè popolare, dal latino vulgus che significa popolo. Proprio dal latino volgare, come vedremo tra poco, deriveranno le diverse lingue volgari neolatine. Il latino volgare o sermo vulgaris era quindi lo stile colloquiale utilizzato da tutti nella quotidianità e in situazioni non formali e si distingueva dal sermo urbanus, che rappresentava invece lo stile più aulico ed elevato, cioè il latino classico, utilizzato nella scrittura e in situazioni formali. L'impero romano era però vastissimo. Nel periodo di sua massima estensione, intorno al 120 d.C., comprendeva i territori dell'Europa centro-occidentale e balcanica, oltre a quelli nordafricani e dell'Asia Minore. È impensabile allora che la lingua della comunicazione familiare e quotidiana fosse la stessa in tutte le aree dell'impero. Il latino volgare presentava piuttosto una miriade di varietà locali, influenzate principalmente dalle parlate precedenti alla conquista romana, ovvero le lingue già usate dalle popolazioni via via conquistate, definite lingue di substrato o lingue di sostrato. Tali lingue avevano lasciato residui nella pronuncia, nel lessico e nella grammatica. Comunque, la fitta rete di scambi tra le varie regioni dell'impero e la presenza capillare dell'amministrazione romana e di istituzioni come la scuola e l'esercito impedivano una totale separazione linguistica e consentivano la permanenza di una base comune di comprensione. La situazione mutò nel V secolo, con il crollo dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C., considerato anche convenzionalmente dagli storici come l'anno d'inizio del Medioevo. L'avvento delle invasioni barbariche costituì un altro momento di contatto tra popoli di lingue diverse, risultando soprattutto in prestiti lessicali provenienti dalle lingue dei popoli invasori, ossia le lingue di superstrato. La frantumazione politica, la disgregazione dell'amministrazione e della scuola, la difficoltà delle comunicazioni e la quasi totale scomparsa degli scambi fecero sì che ogni regione restasse praticamente isolata. Ne derivò
un'estrema accelerazione della frammentazione linguistica del latino, che non poteva più essere contrastata da alcun uso del latino ufficiale. In questo modo, le diverse varietà locali del latino volgare, influenzate dalle lingue di substrato e di superstrato, si sono differenziate ed evolute sempre di più nel corso del tempo, trasformandosi lentamente in lingue nuove rispetto al latino. Si tratta di quelle che noi definiamo lingue volgari neolatine o romanze, che sono quindi una novità assoluta del Medioevo. Dobbiamo però ribadire che la lingua usata per la scrittura rimaneva il latino, adottato da una ristretta cerchia di persone che sapevano leggere e scrivere, mentre le lingue volgari venivano adoperate solo ed esclusivamente nel parlato, confermando la loro natura di lingue del popolo. Già nella tarda età imperiale si dava il nome di Romania a tutta l'area in cui si parlava latino. Tuttavia, le lingue neolatine si svilupparono solo nelle province romane di più antica fondazione, dove il processo di latinizzazione linguistica e culturale delle popolazioni locali era stato più lungo e più intenso. In Italia, in Gallia, ovvero nell'attuale Francia, e in Hispania, che è l'attuale penisola iberica. Un caso a parte è rappresentato dalla Dacia, cioè l'attuale Romania, che, pur essendo stata una provincia romana per meno di due secoli, dal 106 al 275 d.C., per ragioni ancora in parte da chiarire, ha comunque assistito alla nascita di una lingua neolatina all'interno dei propri confini. Nelle restanti regioni dell'impero, il latino o faticò ad attecchire, impedendo quindi la formazione delle lingue romanze, oppure fu in seguito soppiantato da altre lingue, come quelle portate dai barbari invasori. L'estensione della Romania si è così progressivamente ridotta. Oggi, con il termine Romania, si intende solo ed esclusivamente l'area geografica su cui si è sviluppato l'insieme delle lingue neolatine. Queste ultime, infatti, si definiscono anche lingue romanze, dall'espressione latina romanice loqui, che alla lettera significa parlare romanamente, parlare alla maniera dei romani. Dall'avverbio latino romanice deriva la forma antico francese romance, da cui l'italiano romanzo. Il processo di formazione delle lingue volgari, iniziato nel III-IV secolo d.C., raggiungerà il pieno sviluppo nel VII-VIII secolo circa, ma potrà dirsi compiuto solo quando verranno prodotti i primi documenti scritti, a partire dal IX secolo. Quali sono allora le lingue romanze o neolatine ancora oggi in uso? Le lingue romanze nazionali sono cinque: italiano, francese, portoghese, spagnolo o castigliano e romeno. A queste si aggiungono i numerosissimi dialetti derivati dal latino, come i dialetti italiani, e altre lingue di cultura neolatine, come l'occitano, parlato nella Francia meridionale, e il catalano, parlato nella regione spagnola della Catalogna.